si parlava appunto di una strana macchina, e questa strana macchina avrebbe avuto il potere di annichilire la materia, questo era l'elemento principale, cioè trasformare la materia dallo stato solido allo stato energetico puro, cioè in altre parole quella che noi chiamiamo un po' alla leggera energia pulita, diciamo, a costo zero. Bene, siamo qui con Rino Di Stefano, autore del libro Il caso Majoran Pelizza, One Books Edizioni. Ciao Rino! Ciao a te e a chi ci ascolta. Ciao, ciao. Prima di tutto vorrei che tu ti presentassi, perché anche se sei un autore molto conosciuto, un ricercatore molto conosciuto, mi piacerebbe comunque che ti presentassi anche appunto per chi magari è più giovane e non ti conosce bene, insomma. Quindi chi è Rino Di Stefano? Ma dunque, qui uno rischia sempre di essere troppo autoreferenziale. Comunque, sono un giornalista professionista, provengo dal giornale di Montanelli. Prima avevo iniziato in un giornale locale di Genova, il Corriere Mercantile, che era a suo tempo, adesso non esiste più, il quotidiano più vecchio d'Italia. E subito dopo sono entrato nel giornale di Montanelli, dove sono rimasto circa 30 anni. La differenza che può esserci tra me come giornalista professionista e un altro collega, chiunque altro collega, è il fatto che io ho preferito formarmi e studiare negli Stati Uniti. Per quello che riguarda proprio il discorso che tratteremo oggi, ecco, io vorrei far presente che quel tipo di formazione, una delle prime cose che mi ha insegnato è che la notizia è come una donna incinta. O lo è o non lo è, senza tante mezze misure. Se una notizia è vera, è accertata, verificabile, eccetera, questa notizia va data a prescindere dal tipo di notizia che è. Quello che noto subito guardando il tuo libro è l'ampiezza appunto della documentazione che tu hai raccolto proprio. Tu hai fatto una vera e propria indagine e sei rimasto anche coinvolto in questa faccenda. Però prima di parlarne volevo ancora chiederti un'altra cosa. Io certo. Ti conosco anche per un altro caso importante, ne parliamo brevemente, giusto perché comunque è un caso che tu hai seguito tempo fa e che ti ha reso un po' celebre anche in un certo ambito ufologico, che è appunto il caso Zanfretta, no? Fortunato Zanfretta. Brevemente, cosa ricordi di quell'esperienza, di quell'inchiesta e cosa puoi dirci in merito? Stiamo parlando degli anni, della fine degli anni 70, perché e iniziò questa storia nel 1978. Credo che sia un buon esempio del discorso di ciò che è notizia e ciò che non lo è. A me non importava assolutamente niente che la notizia venisse dall'ambito ufologico, ok? Per me la notizia era che un metronotte, padre di due figli, giovane, che svolgeva il suo lavoro, una notte, dicembre del 1978, questo signore, che allora aveva 26 anni, rimase sconvolto da quello che lui raccontava come un incontro con esseri alieni. Parlava di una grande astronave a forma di disco volante, parlava di questi presunti esseri alieni alti 3 metri. Quello che mi aveva incuriosito era proprio il fatto che lui fosse rimasto terrorizzato da questa storia, e lui aveva fama invece, pur essendo abbastanza giovane, appunto 26 anni, di uomo coraggioso e che aveva partecipato anche a sparatorie con criminali, distinguendosi per il suo coraggio, il suo spirito di iniziativa. Ora, era possibile che una persona così fosse sconvolta da un incontro di carattere ufologico?
i carabinieri iniziarono un'indagine, ben 52 persone affermarono di avere visto con i loro occhi un grosso disco volante volare sulla zona di Torriglia, che rimane sulle alture di Genova. La magistratura avviò un'istruttoria su questa storia, per cui tutte queste cose mi avevano convinto che forse qualcosa di vero ci doveva essere in questa vicenda. Bene, veniamo al caso Majorana Pelizza. È molto avvincente già subito dalle prime pagine. Mi ha intrigato molto il come tu sei venuto anche a conoscenza di questo caso. Però prima di tutto capiamo un attimino chi è Ettore Majorana. È un personaggio che scomparve misteriosamente, però scomparve per dei motivi. Allora, tanto per cominciare, Ettore Majorana è stato un personaggio che è venuto fuori nella mia inchiesta soltanto in un secondo tempo. Okay? Giusto, giusto. Il primo tempo io mi ero occupato di un dossier che qualcuno aveva ritenuto di farmi avere. Era un dossier piuttosto cospicuo, piuttosto un'ottantina di pagine. In queste pagine era descritta una tecnologia assolutamente avveniristica, ecco, per quello che riguarda il nostro modo di pensare. Ho voluto verificare alcune informazioni, perché questo dossier parlava di una fondazione che era stata tenuta aperta per 6 anni e 2 mesi e vantava appunto una tecnologia che per quanto ci riguarda era assolutamente sconosciuta. Pace e crescita. Pace e crescita è questa fondazione di cui tu parlavi, che ad un certo punto è costretta a chiudere i battenti, misteriosamente tra l'altro, no? Poi tu vieni a sapere appunto, arrivi diciamo a conoscenza di quest'altro personaggio che è Pelizza. Io prima di tutto il primo articolo che ho scritto, e l'ho scritto per il mio giornale appunto, e allora il direttore era Vittorio Feltri, che mi ha concesso 2 pagine di giornale, quindi una cosa piuttosto impegnativa, e io ho raccontato quella che era praticamente la leggenda urbana, cioè quello che si sapeva di questa storia fino a quel momento. Sì, un articolo molto interessante. Il titolo di questo articolo è Il mistero delle energie gratuite che ci tengono nascoste. Esatto. Perché si parlava appunto di una strana macchina, e questa strana macchina avrebbe avuto il potere di annichilire la materia, questo era l'elemento principale, cioè trasformare la materia dallo stato solido allo stato energetico puro, cioè in altre parole quella che noi chiamiamo così un po' alla leggera energia pulita, diciamo, a costo zero. E noi sappiamo che la macchina c'era, la macchina esisteva, sì. E abbiamo diverse prove di questo, ma non abbiamo nessuna documentazione scientifica, almeno abbiamo qualcosa che riguarda quegli anni, perché la macchina venne presentata soltanto nel 1976, quando ci fu un accordo tra appunto colui che sosteneva di gestire questa macchina, cioè Rolando Pelizza, che era un imprenditore bresciano, e il governo italiano, che allora era presieduto da Andreotti, da Giulio Andreotti, era il terzo governo Andreotti. Queste cose vengono documentate con molta cura, cioè queste relazioni che ci sono state tra il mondo politico e Rolando Pelizza, noi possiamo sostenere che ci furono, furono provate, così come fu provato successivo intervento degli americani in questa storia, perché quando subentrarono gli americani, Giulio Andreotti tirò i remi in barca e disse: no, se ci sono gli americani è meglio lasciar perdere e se la vedono loro.
Allora il governo americano era presieduto dal presidente Gerald Ford. Praticamente con l'introduzione degli americani in questa vicenda salta il banco, nel senso che non è stato più possibile raccontare in modo preciso e diretto tutti gli avvenimenti successivi. Gli americani pretendevano da Pelizza un accordo molto preciso. Non esiste nessuna prova materiale che questo accordo sia mai stato firmato. Qui bisogna distinguere quello che è il racconto che faceva lo stesso Pelizza da quello che potrebbe essere la realtà dei fatti. E abbiamo ben poco per poter verificare. Abbiamo un resoconto che ci ha lasciato Rolando Pelizza, perché secondo lui l'accordo venne firmato in Vaticano alla presenza di diversi cardinali, lui li cita uno per uno, tra l'altro, però non abbiamo prove materiali, non abbiamo prove sostanziali. Noi possiamo dire il suo racconto è stato quello, ma che sia successa, che questa cosa sia successa veramente, non siamo in grado di dirlo, ecco. Io ricordo che a pagina 33, ecco qua, si parla di, allora, tanto per fare un esempio concreto, ionizzando un grammo di ferro si sviluppa un calore pari a 24 milioni di kilowatt, cioè oltre 20 milioni di calorie, capace di evaporare 40 milioni di acqua. Per ottenere un uguale numero di calorie occorrerebbe bruciare 15.000 barili di petrolio. Questa cosa è pazzesca. E nel libro viene anche indicato questo macchinario col nome di raggio della morte, e questo è molto interessante perché noi ricordiamo che c'è stato già un raggio della morte nella storia, e parliamo appunto del raggio della morte su cui lavorò probabilmente Marconi ai tempi, no? Al tempo del fascismo. Sì. Quindi ci potrebbe essere un collegamento magari tra quel raggio della morte? No, non c'è un collegamento se non il nome. Mm-mm. Se non il nome. Okay. Cioè, che cosa è successo? È successo che Guglielmo Marconi a suo tempo, ricordiamoci che Guglielmo Marconi è morto molto giovane, tra l'altro, è morto a 63 anni, e lui avrebbe ideato, abbiamo delle testimonianze, comprese quelle dello stesso capo del governo di allora, cioè di Benito Mussolini, e di sua moglie Rachele, che cita un episodio in un suo libro. Cioè, che cosa avrebbe inventato Guglielmo Marconi? Avrebbe inventato un raggio elettromagnetico che era in grado di colpire un oggetto a lunga distanza, e se questo oggetto avesse avuto all'interno o fosse stato comandato da un qualunque impianto elettrico, questo raggio elettromagnetico l'avrebbe mandato in tilt. Cioè, in altre parole, se questo raggio avesse colpito un aereo, quindi avrebbe messo fuori uso l'impianto elettrico dell'aereo e l'aereo sarebbe caduto. Da qui il nome di raggio della morte, ok? Sì. Ciò che era in grado di fare. E pare che Marconi diede una dimostrazione dell'efficacia di questa sua arma in una strada di Roma, vicino Roma, colpendo dei mezzi in transito, dei camion in transito, e i camion si fermarono immediatamente, e quindi lui dimostrò che quello che diceva era vero. La leggenda dice che Guglielmo Marconi parlò con il pontefice di allora, che era Pio XI, e Pio XI gli rivolse una domanda: vuoi essere ricordato come colui che ha inventato la radio o come colui che ha inventato il raggio della morte e che quindi ha provocato, Dio solo sa, quanti eventuali vittime in guerra? Lui probabilmente fece mente locale, ci pensò su, e pare che distrusse i piani di costruzione di questo oggetto. Ora, il discorso di Pelizza è diverso, perché il discorso di Pelizza parla di una macchina che sarebbe in grado di lanciare un raggio formato da positroni, cioè elettroni con segno positivo.
i quali, colpendo gli elettroni di cui è composta la normale materia, più con meno, cioè positroni contro elettroni, si forma una reazione che andrebbe a scomporre la materia trasformandola in energia pura. Noi abbiamo soltanto dei video che ci dicono che in effetti la macchina funzionasse in quel modo, e abbiamo anche una relazione, l'unica traccia realmente scientifica che ci è stata lasciata dal professor Ezio Clementel, che era allora il presidente del CNEN, cioè del Centro per gli Studi sul Nucleare, al tempo di Andreotti. Andreotti lo aveva incaricato il professor Clementel di seguire questa macchina per vedere le sue potenzialità. Ora, lo stesso Clementel infatti scrisse un protocollo di 4 prove e chiese a Pelizza di superare queste 4 prove. Tra l'altro Pelizza ne aggiunse un'altra, per cui le prove furono 5, si svolsero nel novembre del 1976 e pare abbiamo una documentazione che ci ha lasciato Clementel, scritta di suo pugno, dove lui dice appunto: guardate che questa macchina è in grado di sviluppare un'energia fino ad oggi sconosciuta. È interessante comunque l'analogia tra la macchina di Marconi e questa qui, perché c'è un'analogia, io la vedo nel fatto, non tanto nella macchina di per sé, ma nel comportamento sia di Marconi che probabilmente, dico probabilmente, di Ettore Majorana, perché entrambi alla fine, come tu stesso prima hai detto, non vollero essere ricordati per la macchina di per sé e in qualche modo se ne liberarono. Ma Majorana, da quello che risulta, da quello che sappiamo, collaborò attivamente con Pelizza, e infatti proprio recentemente, sto parlando di questi ultimi mesi, è stato ritrovato un suo testamento olografo nel quale lui dice espressamente che Rolando Pelizza, lui lo lascia come suo erede universale, il primo comunque a definire lo strumento, cioè l'apparecchiatura di Pelizza, raggio della morte, fu il giudice Carlo Palermo, che nel 1984 accusò Pelizza di aver costruito un ordigno bellico definito il raggio della morte. Quindi è stato il giudice Palermo a innescare questa similitudine con il raggio della morte di Marconi. Soltanto l'istruttoria era composta da quasi 6.000 pagine di roba, quindi proprio un mega processo per traffico d'armi. Sì, perché... poi ovviamente Pelizza venne assolto. Sì. No, perché in effetti questo è interessante, perché secondo me tutta la faccenda gira proprio attorno a questo punto qua. Questo macchinario, c'è chi lo vede o chi lo vedeva come un qualcosa di utilizzabile in ambito militare, ma c'erano anche persone come appunto Pelizza che avrebbero voluto invece che questo macchinario venisse valorizzato da un punto di vista più etico. E infatti nel tuo articolo Il mistero dell'energia gratuita che ci tengono nascosta, tu ad un certo punto scrivi qua che poteva essere utile per lo smaltimento dei rifiuti solidi, per lo smaltimento dei rifiuti liquidi organici, oppure quelli tossici, o per le scorie nucleari, per le scorie radioattive. E per la produzione ovviamente anche di energia pulita. E quindi in effetti, come tu stesso poi dici, questo macchinario sarebbe stato, diciamo, rivoluzionario sia allora sia oggigiorno, e forse per questo anche che certe grandi potenze alla fine lo tengono ancora oggi nascosto. Ci sono troppi interessi in ballo o no? Io credo che l'unica potenza che lo tenga ancora nascosto, e questo me lo fa pensare diverse cose di cui ho parlato con Pelizza, ma anche, diciamo così, altri documenti e altre vicende che sono correlate a questa storia, sarebbero gli Stati Uniti d'America. Ma è anche comprensibile se soltanto ci pensi, perché tu
cerca di immaginare un mondo dove improvvisamente i carburanti fossili non servono più a niente, l'eolico e il solare vengono ridotti a un qualcosa di secondario e basterebbe una piccola macchina, ecco, ti faccio un esempio, tanto per parlare di dimensioni, la macchina di Pelizza era di 52 cm di lato, era un cubo di 52 cm di lato l'esterno, perché in effetti erano 5 scatole una dentro l'altra, e poi il cuore della macchina era qualcosa grosso così, cioè non era certamente una cosa di grandi proporzioni. Se ci pensi a costruire in miniatura la stessa tecnologia, la stessa strumentazione, basterebbe qualcosa grande come una scatola da scarpe, ok, per far funzionare, cosa ne so, il riscaldamento di un intero condominio a vita, certo. Oppure far andare dei mezzi su ruote, no? Basterebbe un piccolissimo aggeggio di questo tipo, alimenterebbe un generatore di corrente elettrica e quindi farebbe andare senza più bisogno di ricariche qualunque auto elettrica. Però qui stiamo parlando di fantascienza. Però nel passato la macchina c'era e di questo ne abbiamo assolutamente le prove, oltre ai video eccetera, ma comunque ne abbiamo le prove. Quindi oggi non sappiamo dov'è, se eventualmente, anche se io sono convinto che molti l'abbiano costruita questa macchina. Cioè, in altre parole, se qualcuno si fosse preso la briga di costruire una cosa del genere, che comunque non costa poco, perché a oggi, al prezzo di oggi, visto che contiene anche oro e platino, oltre a magneti molto particolari, eccetera, questa macchina costa tra gli 80 e i 90 mila euro, che non sono niente per una grande società, possono essere invece una cifra consistente per qualunque privato, ecco. Tu nello stesso articolo fai ad un certo punto riferimento al fatto che queste centrali, diciamo così, ipoteticamente potrebbero anche già esistere, appunto, come tu stesso dici, no? Perché il loro aspetto è assolutamente fuorviante, in quanto si tratta di pozzi di cemento armato occultati alla vista, quindi sotterranei, e quindi di fatto effettivamente potrebbe già essere che qualche nazione già in qualche modo stia sfruttando questa energia a nostra insaputa. Nel dossier che mi venne recapitato nell'ormai lontano 2009, in effetti c'erano dei piani di costruzione di queste centrali, c'era anche il costo, c'era anche un preventivo di costo per ogni centrale, e all'esterno non appariva assolutamente nulla. E l'esterno veniva coltivato con vegetazione d'arredo, cioè con alberi particolari, eccetera, però non si vedeva assolutamente nulla se non delle costruzioni basse, e costruzioni praticamente monopiano, no? Tipo quelle che ci sono appunto in Florida, eccetera, nei posti molto caldi. Invece la tecnologia di questa centrale consisteva appunto in una specie di pozzo profondo una quindicina di metri, tutto fatto in cemento armato, e in questo pozzo la macchina avrebbe distrutto anche per esempio i rifiuti solidi urbani, tanto per dirne uno, no? Avrebbe quindi creato un calore notevole che avrebbe alimentato, e lì era anche descritto nel dettaglio, due turbine ansaldo per creare energia elettrica. Ed ecco così che appunto con dei rifiuti urbani che adesso costituiscono un problema piuttosto serio, basta guardare Roma, quello che sta succedendo col termo, lo chiamano termovalorizzatore, ma insomma è un termodistruttore dei rifiuti solidi urbani, bastava buttare in questo pozzo questi rifiuti e questi si sarebbero annichiliti, avrebbero creato questo enorme calore che sarebbe rimasto circoscritto
dalle spesse mura di cemento di questo pozzo, chiamiamolo pozzo. Quindi se qualcuno abbia mai realizzato una cosa di questo genere, noi non lo sappiamo, lo possiamo ipotizzare. Quindi correggimi allora se sbaglio, facciamo un attimino il riassunto di quello che stiamo capendo. Quindi, sì. Probabilmente Ettore Majorana lavorò ai progetti di questo macchinario che poi passò a Pelizza. Pelizza in qualche modo cercò di convincere i governi italiano in primis a sfruttare questa macchina, appunto, come dicevamo, no, per questioni etiche, quindi lo smaltimento dei rifiuti o energia pulita, ma a quanto pare tutto questo è stato insabbiato per chissà quali motivi, o comunque sia per evidenti motivi, diciamo, allora, anche bellici, militari. Ascolta, allora le cose sarebbero andate in questo modo. Majorana sparisce il 27 marzo del 1938 nel porto di Napoli. Lui sarebbe rimasto all'interno del porto di Napoli, avrebbe preso un altro traghetto che da Napoli l'avrebbe portato a Livorno. A Livorno, con la protezione del Vaticano, qualcuno lo avrebbe condotto alla Certosa di Calci a Pisa, dove lui sarebbe rimasto fino al 1970-72, quando il convento venne chiuso per essere trasformato nell'attuale Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa. Nel 1958, quindi 20 anni dopo la sua fuga lì alla Certosa di Calci, casualmente un giovane imprenditore, appunto Rolando Pelizza, si sarebbe recato in questo convento per vendere una partita di calzature. I due si sarebbero conosciuti e quello che si faceva chiamare padre Ambrogio, che poi altro non era che Ettore Majorana, e avrebbe convinto questo ragazzo di 20 anni ad andarlo a trovare più spesso, perché aveva capito che questo ragazzo aveva un talento matematico. Infatti, e questo era vero, io l'ho conosciuto bene Pelizza, e era molto bravo nel calcolo matematico, nella fisica, eccetera. Quindi lui, che abitava a Chiari in provincia di Brescia, avrebbe imparato da Majorana questa nuova scienza, e Majorana a un certo punto, quando lo ritenne idoneo, gli avrebbe proposto la costruzione di questa macchina. Questa macchina avrebbe agito sulla materia e sarebbe stata composta, almeno inizialmente, da quattro fasi. La prima era l'annichilimento della materia, il secondo era il riscaldamento della materia al 40%, fino al 40%. Il terzo era la trasmutazione della materia, cioè da un elemento all'altro, sarebbe la pietra filosofale degli antichi alchimisti. Cioè praticamente tu trasformi qualunque cosa in un altro oggetto, e la quarta fase è quella più discutibile in assoluto, tant'è vero che lo stesso Pelizza non ne parlava volentieri, è quella della traslazione della materia, cioè secondo il suo racconto questa macchina è puntata su un soggetto inanimato oppure su un essere umano, l'avrebbe trasportato in un'altra dimensione per secondi, minuti al massimo, cioè un minuto è qualcosa, diceva lui, non di più, e lo avrebbe ritrasportato in questa dimensione, ringiovanito oppure rinnovato se era un oggetto inanimato. Stiamo parlando, ripeto, del suo racconto, noi non abbiamo niente che ci dimostri queste quattro fasi, cioè abbiamo la descrizione fatta dallo stesso Majorana in una lettera che è stata periziata e ritenuta autentica da un perito forense, cioè la dottoressa Chantal Sala del Tribunale di Pavia, ma non abbiamo la documentazione scientifica che ci rivela come eventualmente queste quattro fasi sarebbero state possibili. Però ci sono delle foto nel tuo libro
queste qui, molto interessanti e molto curiose, e mi hanno proprio intrigato, perché io in queste foto vedo quello che sembrerebbe essere Ettore Majorana, però nell'86, nel 96, è neanche tanto più vecchio rispetto a Pelizza, e quindi è interessante, perché potrebbe essere che a questo punto ci sia qualcosa di vero anche in questa storia, che Ettore Majorana sia in qualche modo riuscito a rimanere giovane, e chissà, magari dopo tutto potrebbe anche essere ancora oggi vivo. Però beh, in effetti sono tutte cose un po' fantascientifiche che dovrebbero essere un po' approfondite prima di... Tu no? Hai letto il mio libro e sai che io non ho affrontato questo argomento di petto, proprio perché non c'era nessun elemento che potesse portare a una giustificazione di quello che si vede in quelle foto. Chiaramente nelle foto che sono state periziate, anche quelle, e che hanno dimostrato, al di là di ogni possibile dubbio, che la persona rappresentata in quelle foto, paragonata alle foto degli anni 30 di Ettore Majorana, descrive, rappresenta esattamente la stessa persona. Quindi quelle foto proposte da Pelizza negli anni 2014-2015 e le foto degli anni 30 parlano della stessa persona. La perizia è stata fatta dall'ingegner Michele Vitiello di Brescia, perito forense, anche lui piuttosto noto. Ora, lui ha fatto una perizia di 63 pagine, insomma, è venuto fuori senza possibilità di dubbio che coloro che vengono rappresentati nelle foto degli anni 30, nelle foto che lui, che Rolando Pelizza consegnò tra il 2014 e il 2015, rappresentano la stessa persona. Se la scienza forense ha un senso, va bene, se fossimo in tribunale noi dovremmo accettare che questa perizia ci conferma che stiamo parlando della stessa persona. Lì ci sono le foto del 76, 86 e 96, sì, giusto? Sì. Dal momento che Ettore Majorana è nato il 5 agosto del 1906, nel 76 doveva avere 70 anni, nell'86 80 e nel 96 90. Come si fa a dire che quelle foto rappresentano persone di quell'età? Io non lo so, non ho voluto esprimere giudizi, non ho voluto dare spiegazioni, perché non ci sono spiegazioni, a meno che non venga fuori, ma Dio solo sa quando, che in effetti quella macchina avrebbe potuto operare una cosa simile, un ringiovanimento di quelle proporzioni, ma questo non lo sappiamo. Noi abbiamo soltanto le foto che ci dimostrano che la persona in effetti è più giovane di quello che dovrebbe essere, ma è un mondo che io non mi sento di spiegare, e non ho nessuna possibile spiegazione se non quella ipotetica che quella macchina avrebbe potuto fare una cosa del genere. Però, come dire, ci vuole molto coraggio per dire una cosa del genere. Sì, diciamo che contano i fatti, e dai fatti si vede chiaramente che questa persona ritratta in questa foto del 96 non penso che potesse avere 90 anni. Comunque, a parte questo discorso qui, che è molto interessante, mi viene da pensare a questo punto che questo macchinario sia una sorta di Santo Graal, perché alla fine energia pulita, vita eterna ancora un po', capito? Ringiovanimento, comunque sia, è la pietra filosofale, diremmo. È molto interessante, quindi concludiamo magari consigliando appunto alle persone di leggere questo libro, ma anche soltanto perché è una parte di storia del nostro paese, c'è tanta documentazione, tanti personaggi che vengono citati, tanta politica comunque anche nascosta, segreta, insabbiamenti, spionaggio, c'è un po' di tutto in questo libro, e davvero l'ho trovato anche molto bello come è scritto, l'ho trovato proprio scritto bene, come fosse un romanzo di spionaggio. Dunque, guarda, la mia inchiesta è durata 13 anni, dal 2009 al 2022, mi ha dato tante sorprese, così come mi ha creato anche tanti problemi,
con certe persone, certe istituzioni e anche con lo stesso Pelizza. Speriamo allora che prima o poi questa energia pulita venga resa pubblica e che si possa davvero utilizzare. Ho i miei dubbi, Lo so, anch'io ho i ho i miei miei dubbi, dubbi perché anch'io ho i miei se dubbi. mai ci fosse qualcuno che mettesse in commercio una cosa del genere, Lo so. no, perché lasciamo perdere gli usi civili, Sì, gli sì, usi sì, sì. benefici, ma insomma un qualcosa che è in grado di colpire un bersaglio fino a 1500 km di distanza e di annichilirlo, cioè farlo scomparire del tutto, è veramente un'arma micidiale, un'arma perfetta, altro che bomba atomica. sì. Diciamo Lì ci che sarebbe da fare tutto un altro discorso sugli studi già. sull'energia nucleare che hanno svolto insieme in modo parallelo ma divergente Ettore Majorana e Enrico Fermi, entrambi molto amici che si frequentavano, eccetera, eccetera. Ma quello è Bene, un altro discorso. sì. Beh, rimane pur sempre una speranza, dai, mai dire mai, insomma, Mettiamola così. mai dire mai. Bene, Rino, ti ringrazio allora per la chiacchierata, Grazie a voi. molto interessante. E allora, ci sono altri libri in programma? Puoi dirci qualcosina dei tuoi prossimi lavori o... No, tutto quello che posso dire è che allo stato attuale delle cose è molto probabile che io debba fare una seconda edizione del libro per concludere la parte legale giudiziaria che è nata dal testamento, in quanto la famiglia Pelizza ha incaricato il proprio avvocato di chiedere alla magistratura la dichiarazione di morte presunta di Ettore Majorana e il testamento è stato appunto portato da un notaio che l'ha riconosciuto come autentico, per cui nel momento stesso in cui il notaio avrà la sentenza della magistratura che dichiara Ettore Majorana deceduto per morte presunta, la legge italiana prevede che questo testamento venga legalizzato a tutti gli effetti. Ora, chiaramente io devo concludere la parte finale del mio libro con questa fase che al momento stesso in cui avevo finito il libro ovviamente Certo. non c'era, non esisteva. Bene, un aggiornamento. Un Perfetto. aggiornamento, sì. Perfetto. Bene, grazie mille allora e alla prossima, Rino. Grazie a Grazie. voi. Ciao, ciao. Arrivederci.